L'azione di Gesù, quella della redenzione dai peccati, che è la cosa più importante, ha come effetto visibile due cose. Una è la predicazione, la verità vi rende liberi, cioè dire che noi siamo in un mondo chiuso, cieco, accecati dal peccato, a causa del peccato, e così siamo prigionieri del demonio che ha. Ci ha fatto cadere nel peccato per ottenere questo risultato. Siamo chiusi in un mondo che per causa del nostro peccato è diventato maligno anche contro di noi. La natura si ribella contro l'uomo, l'uomo si ammala, l'uomo muore. Non era così nel progetto originario. L'uomo e la natura erano in armonia, l'uomo signoreggiava gli animali, la natura, signoreggiava se stesso. E più che la morte doveva esserci, come per la Madonna, un passaggio in uno stato superiore attraverso un sonno. Invece la morte deve essere diventata qualcosa di drammatico, l'anima che si stacca dal corpo e si ritrova comunque in un'altra dimensione, se non è accompagnata dagli angeli, dalla Madonna, è in un momento di panico, di terrore, di sconcerto, perché tutto quello che sembrava qua, là, è completamente diverso. Ebbene, quando Gesù predica, opera anche dei miracoli, come dire, io restauro, sono padrone, signore della natura e quindi posso guarire e posso far ricrescere la carne dove non c'è più, parliamo di lebbrosi, posso far risorgere dai morti. E poi c'è l'altra grande categoria di segni che è la liberazione dal peccato, dal dominio del demonio sul corpo che si chiama ossessione o possessione demoniaca. Tutto questo non è scollegato dal demonio, però alcune persone, per motivi molto complessi, possono essere possedute. E allora la liberazione da questi spiriti malvagi mostra, oltre che agire, quello che è la sua potenza, la sua signoria. Tutto questo lo fa come uomo, perché il modo con cui Dio salva gli uomini li salva attraverso gli uomini stessi, o meglio, cominciando da uno, che è il figlio suo, che diventa figlio come uomo, per essere fratello degli uomini e poterli salvare. Dunque Dio non salva noi dall'alto con, uso un'immagine un po' semplice, no? Schioccando le dita, no? Ecco, tu sei salvato. È un processo di morte e resurrezione, di cammino. E di comprensione dell'uomo, cioè del peccato e quindi dover tornare verso Dio, c'è un'azione di rendere consapevoli gli uomini, è quello che si chiama la fase della illuminazione, una fase che si ha anche nel battesimo degli adulti, e poi di prova. Tutti quanti dobbiamo essere messi alla prova se veramente vogliamo Dio o se serviamo noi stessi e dunque lo spirito di egoismo, che è quello che ci tiene prigionieri, cioè rimaniamo nel peccato. Questo segna la differenza poi dopo delle sinofidane. Siamo dunque tutti alla prova. Allora Dio mette la sua misericordia non da un'azione distante, usa misericordia prendendo lui stesso un corpo, diventando come noi e quindi la cellula sana che guarisce quelle malate, il contrario della malattia, ed è il figlio, che rimane sempre obbediente al Padre, che non pecca mai, che fa la sua volontà e soprattutto sa soffrire nel corpo perché il corpo per uscire, o meglio l'anima per uscire da questa situazione di prigionia nel corpo che è segnato dal peccato, deve soffrire. Deve soffrire perché più ci adeguiamo alla vita del mondo, perché non vogliamo soffrire, cioè cerchiamo la nostra vita in questo mondo. E più noi siamo legati. E quindi c'è un'operazione di distacco che noi dobbiamo operare con un atto di fede che è buio. Fede buia nel senso che io non vedo Dio. Devo credere alla parola del figlio che si può uomo per dirmi che cosa vuole Dio. Devo fidarmi di lui. E fare questa azione di distacco da quello che è mio, che è sempre egoismo, no? Che è sempre legame con la terra, per poter lasciare questo mondo ed entrare in un'altra dimensione libera da ogni legame, da ogni
ogni corda e catena che mi tiene qua. La prima liberazione sicuramente è quella dal peccato, ma poi c'è l'io umano che, essendo più abituato a seguire la carne che non lo spirito, deve saper distinguere le due dimensioni, e questa è la grande prova. E poi c'è il tema della sofferenza, che è difficile da comprendere, perché tutti ci chiediamo perché noi dobbiamo soffrire, no? Ma il mondo ci fa soffrire, la vita ci fa soffrire, si nasce per morire, no? E c'è una ragione, ed è che l'intera umanità ha peccato attraverso il corpo. L'anima è diventata prigioniera del corpo perché il corpo è diventato re dell'anima, invece l'anima doveva essere re del corpo. E quello che noi riceviamo come dono, come forma potenziale, nel battesimo, ma che dobbiamo imparare con l'educazione e il nostro sforzo a far sì che questo diventi realtà nella nostra vita. La signoria dello spirito sulle cose basse del corpo. Per cui c'è un'espiazione nel sangue, perché l'umanità pecca attraverso il corpo con la intenzione malvagia che invece è spirituale. Convertito l'anima alle cose buone di Dio, rimane però questo legame di sangue che viene sciolto dal sangue stesso. Ecco il sangue di Cristo offerto, no? Ma noi uniamo tutto quello che abbiamo di nostro qua sulla terra a questo sangue di Cristo che ci redime, perché lui lo fa al posto nostro, ma poi ci vuole con sé nel fare questa cosa qua. Per cui non c'è una sofferenza umana di qualsiasi tipo, fisica, morale, spirituale, che nel battesimo di Cristo, essendo un solo corpo con lui, non abbia senso. Cioè diventa tutto quanto materia di santificazione. Dal piccolo mal di testa, o grande che sia, no? Alle grandi sofferenze che tutti abbiamo nella vita, che alcuni ne hanno di estremi, tutto quanto diventa materiale di costruzione dell'uomo nuovo, perché se io le accetto, io accetto di essere crocifisso con Cristo. Infatti il sacerdozio di Cristo è la sua stessa incarnazione, cioè diventa uomo per essere sacerdote, che vuol dire per essere sacrificatore con la propria volontà di quel corpo che deve pagare. Lui lo fa da innocente, ma in questo modo associa a sé tutti quanti noi, mettendo tutto quel più che noi non sapremo neanche mai mettere, perché siamo sempre imperfetti, no? Anche nell'intenzione, cioè, teniamo sempre qualcosa per noi. Così, se si legge bene questa grande lettera agli ebrei, dice che egli divenne sommo sacerdote misericordioso, no? E per fare questo doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, cioè diventare uomo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova, e parla di Cristo, e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. È un dono che gli viene dato dal Padre e fa parte della sua missione. Lui al posto nostro e poi noi con Lui, nella misura in cui riusciamo e possiamo, sapendo che Lui ci porta a perfezione, a compimento. Dunque la vita sulla terra ha un senso profondamente sacrificabile, di prova, la tentazione, no? E di espiazione dei peccati, in unione con Cristo. Di più poi, essendo noi popolo sacerdotale, quello che noi facciamo ha un valore anche per gli uomini che non credono. E questo è il grande mistero di misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.